Carissimi amici di Abbandoni Selvaggi e Degrado Totale, amici del gruppo, appassionati di auto, camion, autobus storici e loro ritrovamenti. Ritrovamenti. Sono qui in un sotterraneo e inquadro questo estintore. Preparatevi, preparatevi anche voi l'estintore perché qui c'è da andare a fuoco. Ringrazio gli amici Alberto e il giovanissimo e il figlio giovanissimo Dennis Balabio, 14enne, possessore di quella stupenda, e ribadisco stupenda, Opel Manta, conservatissima, di cui sono apparse le foto sul gruppo, e dietro la loro segnalazione, che ringrazio, e ringrazio anche l'amico Marvin che mi ha girato questa informazione, ha lasciato a me questa esclusiva. Guardate qua dove sono, che spettacolo, guardate, e questo è solo l'inizio, tenetevi. Guardate che spettacolare questa Citroen Palas. Ah, questo è solo l'inizio, gente, questo è solo l'inizio. Ne vedrete delle belle davvero qua, ne vedrete delle belle davvero qua. Vi do solo questo piccolo assaggio. Ecco, basta. Già fin troppo. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, sembra che il tempo si sia fermato qua. Guardate. Conservate. Tutte vetture conservate. Stupende. Qua abbiamo una 1800 o una 2100. Dopo, vedo se riesco a... Eccomi qua. Guardate che meraviglia, gente. Guardate che meraviglia questa... Non so se è una 1800 o una 2100. Ah, ho detto un'eresia, è una 1500. Ho detto un'eresia, una delle mie solite gaffe alla Mike Bongiorno. Sembrava tanto una 1800, guardate, guardate che belli questi. Erano da bellezza comunque, non si illuminavano, ma era un dettaglio, una rifinitura spettacolare. Guardate che meraviglia, la strumentazione, sono aperta anche questa, ho già. Oh già, ancora le monete in lire, si respira un profumo di vintage qua, ragazzi. Guardate che meraviglia. Andiamo avanti, vediamo dove riusciamo a passare, a vedere che cosa. Devo fare il giro, purtroppo. Pazientate, ragazzi, pazientate, intanto ammirate, ammirate queste spettacolari vetture. Non vi dico dove sono, qualcuno magari lo indovinerà, ma manteniamo il segreto perché è meglio che non siano raggiunte queste vetture da vandali o sciacalli. Qui abbiamo addirittura un natante e qua, eccola qua, perfettamente conservata, una 1100-103, magnifica, magnifica, non ci sono parole per descriverla, come è ben conservata. Troppo la rete, c'è la rete. Qui abbiamo una 850, una Fiat 850, qui una 1100D, una 1100D che fa la sua bella figura anche lei. Qua un Jaguar, una stupenda Jaguar, ignoro il modello. Tetto apribile, comunque trasformabile. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, c'è solo la polvere, c'è solo polvere qua e basta. Guardate che meraviglia, gente. Non ho parole, ma qui ci arriviamo vicino al pezzo forte che tengo per ultimo. Tengo per ultimo, qui abbiamo una 600, una fanalona, sempre bella, fa sempre la sua bella figura anche la fanalona. Eccola qua. Poi abbiamo una Topolino trasformabile, niente meno che una Topolino trasformabile, anche lei abbastanza ben conservata. Dobbiamo pensare alla sua veneranda età, eh? Dobbiamo pensare alla sua veneranda età prima di parlarne delle condizioni, perché
Guardate che meraviglia. Molto ben conservata in relazione alla sua età. E infine, il pezzo forte, tenetevi, perché qui siamo al top del ritrovamento. Olè! Niente meno che un'attraction Avant. Spettacolare, gente, spettacolare, non ci sono parole. Questa va gustata tutta nei dettagli, gente. Va gustata tutta nei dettagli. Le lampadine gialle, tipicamente francesi. Guardate qua. I fari simmetrici che usavano all'epoca. Non esistevano ancora gli asimmetrici. I due clacson, il cambio che passa qua davanti, questo fregio che si sposta per dare accesso all'accensione, alla manovella di accensione. Manca purtroppo il paraurti, eccoli che si vede il semiasse. Eccoli che si vede il semiasse della trazione anteriore. Purtroppo manca il paraurti. Ma questi sono dettagli perché la macchina nel complesso è molto ben conservata. È molto ben conservata. Guardate! Guardate che particolare! Questo è il fanale posteriore del Maggiolino. Questo è il fanale posteriore del Maggiolino. Non so se la macchina nasceva così o è un adattamento, non lo so, però fa la sua bella figura. Fa la sua gran bella figura. Anche lui. Eccolo qua che c'è il paraurti, meno male. Sono contento per il proprietario, che mi auguro sia in salute e si possa godere queste meraviglie. Ho voglia venderla a qualche appassionato. Guardate lo stato di conservazione di questa vettura. È semplicemente affascinante. Semplicemente affascinante. Il cofano è aperto. La sua batteria 6 volts, la sua batteria 6 volt, incredibile. Oh mamma, qua rischiamo il cortocircuito. Va già bene che è sulla massa. Va già bene che è sulla massa. Il motorino d'avviamento col telerotore comandato meccanicamente. L'interruttore, scusate. Carburatore Zenith. Interruttore stacca batteria comandato dall'abitacolo. Pazzesche, vetture pazzesche. Motore 4 cilindri in linea. Sì, tutti i dettagli che voi conoscete sicuramente meglio di me. Sicuramente meglio di me. Una meraviglia di vettura. Scusate, lo so che il filmato è lungo, è noioso. Ma merita il dettaglio perché questi pezzi non si trovano di certo facilmente. Sono pezzi di storia che meritano il dettaglio, meritano perderci qualche minuto vicino ed essere filmati nei loro particolari. Qui abbiamo la strumentazione, benzina e batteria, oltre al tachimetro. 7.000 km appena, magari, magari. Che spettacolo! Cambio a quattro marce e la retromarcia. Mistero. Mistero. Mi sono segnate quattro marce e non la retromarcia. O magari a tre marce e marcia indietro, non lo so. Questo è un dettaglio che non conosco. Non conosco. Meravigliosa gente, peccato che non vi posso trasmettere anche il profumo che si respira dentro questa macchina. Peccato che non ve lo posso trasmettere. Ecco qua le sue quattro candele, coperchio valvole, pompa della benzina e spinta erogeno, la bobina è qua. Meravigliosa gente, meravigliosa. E anche questo è un fanale tipicamente del Maggiolino. Incomincio a pensare che questa sia
un'applicazione fatta in un secondo tempo, dato che le posizioni c'erano già dentro i proiettori abbaglianti e inabbaglianti. Incomincio a pensare che questa sia un'applicazione fatta successivamente, che non credo nascessero con questo tipo di fanali. Probabilmente quando circolava ancora e non veniva ancora apprezzata come un'auto d'epoca con il fascino che ha, probabilmente era stata adattata al codice della strada. Ragazzi, il video è durato veramente tantissimo, ma credo ne valga la pena per un pezzo del genere, per tutti gli altri. Io ringrazio ancora vivamente l'amico Dennis Balabio e il padre Alberto, e anche ovviamente Marvin che mi ha girato questa informazione, così da poter fare la loro conoscenza. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento. Alla prossima. Ciao a tutti!